Assemblea sezionale dell'ANA Valdostana, riconfermato Carlo Biona presidenza, fin dal 2012 è già presidente, quindi una bella soddisfazione, vuol dire che l'impegno comunque è sempre presente. Cosa c'è di nuovo o qualche diciamo attu, al di là della pandemia che stiamo vivendo tutti, da portare avanti come gruppo, come forza diciamo presente su tutto il territorio nazionale? Ma dunque, intanto appunto, come giustamente ha detto lei, con la pandemia si sono chiuse tantissime attività. Quello che speriamo di fare da oggi in avanti è poter predisporre, far fare dei campi estivi ai ragazzi, pensiamo ragazzini delle medie, per avvicinarli al mondo della solidarietà, del volontariato come protezione civile, in modo tale che comincino ad assaporare un po' lo spirito di fare qualcosa per gli altri, assaporare un po' i valori degli alpini, in modo tale che crescendo questa cosa rimanga un po' in loro e quindi da adulti possano pensare di dare una mano agli altri. Perché se c'è una cosa che la pandemia ci ha insegnato è che non possiamo vivere da soli, ma abbiamo bisogno tutti di tutti. E quindi questo è una cosa che deve essere per forza di cose fatta entrare nella mentalità delle persone e soprattutto dei giovani. Vuol dire anche aprire un po' le porte ai giovani, a chi volesse eventualmente iscriversi, perché purtroppo in quest'ultimo anno tutto il corpo degli alpini, il colpo anche della pandemia, ha un'enorme perdita, quindi molti sono mancati purtroppo. In effetti il mondo degli alpini nel 2020 ha avuto un calo del 2,5%, che è un calo straordinario per noi, perché si era sempre contenuto tra lo 0,90 e l'1, e quindi abbiamo più che raddoppiato le perdite, causa proprio della pandemia. Questo naturalmente ci deve spronare a trovare soluzioni per far convergere verso di noi forze giovani, forze nuove. Ducli Attilio del gruppo di Chamois è l'alpino diciamo più avanti con l'età di tutti questi presenti ragazzini. Ma non lo so, perché io sono del 33, adesso non so gli altri. Lo sappiamo, noi abbiamo contato tutti gli anni quando sono entrati. Senti, un qualcosa che in tutti questi anni hai passato, hai vissuto, che ti è rimasto magari dentro, sia nel bene che nella cattiva sorte? Ma io che devo ricordare di molto importante, che da ricordare quando sono andato a fare il militare, che sono andato a finire su a Courmayeur al gruppo agonistico che facevo il fondista. Sì. Allora mi ricordo di tutto questo periodo, e che nel periodo mentre eravamo su abbiamo avuto la fortuna noi del 33, del primo 33, di poter andare anche a Cortina d'Ampezzo a vivere il periodo delle Olimpiadi invernali del 56. Tra cui dove abbiamo avuto una nostra della Valle del Marmore, la Giuliana Minuzzo, che ha preso la medaglia di bronzo nello speciale. Questa è una cosa che mi è sempre ricordato. Un'altra cosa che mi ricordo ancora sempre, giovane allora, che era venuta su a vedere quel giorno lo slalom speciale delle donne, la Sofia Loren. Allora giovane, sai, vedere tutta questa bontà di Dio, non lo puoi dimenticare. Abbiamo trovato con piacere Carlo Gobbo a questa assemblea annuale della sezione valdostana degli alpini, perché sarebbe bello parlare con te, sarebbe bello perché tu hai una memoria storica, tanta non l'hai vissuta, non voglio dire che arriviamo da tanto passato, però comunque la conosci, la storia la conosci. Senti, allora, cosa vuol dire questa assemblea sezionale per un alpino e per anche un capogruppo della Osta? Intanto mi scuso, per parlare ho bisogno di togliermi questa mascherina, non per mancanza di rispetto nei vostri confronti, nei confronti di Flavio e di Mirko, è proprio perché sono asmatico, non riesco a parlare, scusatemi ancora. Ci sono due elementi molto importanti in questa assemblea sezionale. In uno di questi parleremo della figura della madrina. La madrina, che è una figura istituzionale che è nata con la storia, con la letteratura nel corso della Prima Guerra Mondiale, che poi invece è rimasta come punto fondamentale nell'attività dei gruppi. La madrina è una bella figura,
è una figura che noi nel nostro giornale, nell'Alpen Valdôtain, cerchiamo di esaltare con dei profili, con delle foto, anche perché almeno le vediamo fisicamente queste belle donne, sono tutte delle belle donne, soprattutto belle dentro. Allora abbiamo pensato che per rendere loro veramente omaggio e onore le considereremo amiche degli alpini. La figura dell'amico degli alpini o dell'amica degli alpini è una figura importante nei confronti della quale c'è una bella attenzione da parte dell'Associazione Nazionale. A loro viene dato il cappello norvegese, quello che quando facevamo i militari chiamavamo la stupida, con un po' di irriverenza. E invece a queste donne daremo il cappello norvegese durante una cerimonia che vi posso già anticipare, sarà mercoledì 22 settembre in piazza Chanù, perché anche quest'anno, nel giorno di San Maurizio, il patrono degli alpini, faremo questo ricordo corale, ricordando gli alpini che sono andati avanti, e in quella circostanza chiameremo a raccolta tutte le madrine della nostra sezione e daremo loro questo cappello. E penso che sarà un momento emozionante e spero che in tanti possano partecipare. Assolutamente sì, volevo farti solo un terreno per un ricordo di una madrina che ci ha lasciato quest'anno. Questo è un ricordo che fa molto male, perché la madrina del gruppo Aosta, la mia madrina Liliana Fossambri, ci ha lasciati in maniera così improvvisa. E ancora adesso non mi pare possibile che non ci sia più Liliana. Ogni tanto ci ritroviamo, parliamo di lei, è sempre nel presente, è stata attivissima, sempre molto dinamica, sempre molto attiva, molto presente, lucida. Questa, neanche il Covid, perché non è morta di Covid, ha avuto una complicazione intestinale. Il fisico era abbastanza debilitato, era diabetica, e purtroppo Liliana in questo momento ci sta ascoltando e proteggendo da qualche parte. Un bacio a Liliana. L'altro elemento di cui faremo molta attenzione è gli onori al milite ignoto. Quest'anno, il 4 novembre, scadrà il centenario della tumulazione del milite ignoto nell'altare della patria, 4 novembre 1921. L'Associazione Nazionale è partita con un'iniziativa fantastica, anche perché in questo momento in cui gli ideali, in cui i valori sono sempre più approssimativi, fragili, non dobbiamo dimenticare come il culto della memoria sia un momento di grande profilo, soprattutto per gli alpini, perché noi abbiamo un ruolo e la gente ci guarda come custodi di valori. E allora si è pensato di invitare tutti i comuni d'Italia a dedicare la cittadinanza onoraria al milite ignoto. Noi siamo già partiti, speriamo davvero che in Valle d'Aosta molti comuni riescano a rispondere affermativamente a questo. Milite ignoto ha una storia struggente di questi 11 bare che erano state raccolte in tutti i campi di battaglia, parliamo sempre naturalmente di guerra 15-18, e che sono stati raccolti nella Basilica di Aquileia. E questa donna fantastica, Maria Bergamas, ebbe il compito di scegliere quello che sarebbe diventato il milite ignoto. Lei entrò in questa chiesa, in questa basilica, immaginiamo soltanto la scena, un momento straziante di una donna che aveva perso il suo figlio, non aveva trovato alcuna traccia, si accasciò sopra la decima bara e quella fu... quello fu il milite ignoto. Un altro elemento di straordinaria valenza è che nel momento in cui da fine ottobre fino al 2 novembre il treno portò la bara da Aquileia fino a Roma, ci fu una partecipazione popolare, tutta l'Italia percorsa da questo treno si riunì in silenzio, perché l'imperativo era in silenzio, soltanto le mamme, le spose potevano piangere. E credo che quello sia stato il momento di maggiore coinvolgimento della nostra nazione, dell'Italia. E questo
ci deve dare lo spunto per recuperare un po' di questo senso di appartenenza, anche per imporci dei doveri morali in questo momento in cui queste mascherine devono essere un contrassegno della nostra rinascita. E poi non dimentichiamo che questo, il Milite Ignoto, quindi l'altare della patria, è uno degli simboli dell'Italia. Il primo simbolo è naturalmente la bandiera, il tricolore, poi l'inno, poi il simbolo della Repubblica, quello della Presidenza, e poi questo. E allora noi dobbiamo e vogliamo, ci auguriamo davvero che attorno a questo Milite Ignoto ci si possa raccogliere, scavarci dentro e capire davvero se vogliamo ripartire. Dipende da noi. Custa non custa. Viva la Usta, sempre.